testi di film magari anche un po' più vecchi, però per quanto riguarda la nostra generazione, magari siamo un po' più piccoli di noi, però ecco, Romanzo Criminale rende l'idea di che Roma, di quale Roma stiamo parlando. E anche Brutti, Sporchi e Cattivi probabilmente ancora meglio. Però in questo testo noi raccontiamo con ironia, perché poi vengono affrontate queste dinamiche, questa storia che accade all'interno dello sfascio, di cui non vi accenno nulla perché vi rovinerei lo spettacolo. Perché verranno? Perché verremo, vero? Vero, sì. Vedrete questa serie di situazioni che sono grottesche, drammatiche, ma che suscitano nel pubblico, negli spettatori, la risata, perché tanto più è estremo ed improbabile il tipo di situazione che mettono in piedi questi quattro, tanto più al pubblico viene da ridere. Ovviamente è un noir, almeno noi andiamo a definirlo una commedia noir, una commedia nera, dove si ride, dove ci sono momenti di pathos piuttosto forti. E poi dipende da come voi interpreterete lo spettacolo, molti ridono e basta, tanti altri invece sono addirittura quasi, non dico scioccati, ma turbati, così, comunque colpiti allo stomaco con un bel pugno, metaforicamente parlando. E questo è fondamentalmente lo sfascio, lo stiamo portando in giro da ormai 2 mesi, siamo stati a Roma 3 settimane, abbiamo girato il Lazio, siamo stati in Sicilia la settimana scorsa con degli ottimi risultati, e nonostante il dialetto romano è molto comprensibile, perché non è, in realtà il romano non è un dialetto, è una cadenza, è un ritmo, quindi non cambiamo le parole, magari le sporchiamo, o per come siamo fatti noi, che siamo pigri, ce ne mangiamo. Allora diventa tutto molto più... No? Sfascio si dice anche qua, quindi non c'è tutta la... Sì, ma lo sfascio è la più italiana che trovo nel testo, il resto è tutto... Però è molto comprensibile, quindi io spero che anche voi riusciate a capire fondamentalmente tutto, a parte qualche piccola parola che però contestualizzata rende l'idea di quello che stiamo dicendo, il resto è molto comprensibile. Quindi... Nel caso ci vediamo qui a luna di stanotte e lo spieghiamo. Traduciamo. E lo rifacciamo in pugliese. I sottotitoli non ce ne sono, non ce ne... No, la grande. Per il resto, ecco, se avete delle curiosità voi, io dello spettacolo non vorrei aggiungere nulla, perché mi piacerebbe che loro rimanessero con queste informazioni e guardassero lo spettacolo. Vabbè, diciamo chi muore alla fine, dunque muore. Bene, allora via la prima domanda. Inizio, chi rompe? 3. La giornalista Daniela Carini. Allora, la scelta del periodo degli anni 70 ha influito sullo sfascio? Cioè, se si fosse scelto un altro periodo, sarebbe stato un altro tipo di sfascio? Sì. Tanto per cominciare, negli anni 70 un certo tipo di Roma si riuniva all'interno di una sfascia carrozza per vivere una vita in un sottobosco di legalità. Oggi in una sfascia carrozza romano non troveresti più un romano. Per cui anche quel luogo lì fisico di rottamazione non sarebbe credibile. Oggi quel tipo di Roma non la trovi in una sfascia carrozza, la trovi in altri ambienti che possono essere vari, adesso non sto lì a dirtelo. Immagina magari una bisca piuttosto che un'altra situazione, magari un palazzo di potere, ma non certo dentro una sfascia carrozza. E quello che l'autore voleva raccontare con lo sfascio era soprattutto, e poi lo vedete, l'ingenuità degli anni 70, cioè certe cose degli anni 70 erano fatte in modo consapevole, sì, ma non crudele. Oggi gli stessi personaggi, se fossero i figli di questi quattro, non avrebbero quell'ingenuità che avevano all'epoca, che voi vedete nello spettacolo, ma sarebbero stati molto più consapevoli e di conseguenza molto più cinici, molto più cattivi, perché abbiamo oggi informazioni molto più ampie, per cui certe cose che all'epoca giustificavi come ragazzi di borgata che non hanno avuto nulla e per cui vogliono tutto e sono disposti a tutto pur di ottenerlo, oggi non regge. Oggi la consapevolezza di essere un criminale o di commettere un crimine è molto più alta, per cui gli anni 70 ti permettevano di far vedere questi quattro come sì colpevoli, sì dei ragazzi che commettono crimini, ma in qualche modo non ti dico che li condividi, ma li capisci. Oggi non funzionerebbe più così. Bene. Grazie. Io voglio ringraziare Valeria Semeravo, che è dell'ufficio stampa del Comune, che abbiamo fatto l'incontro. Ci sono altri interventi? Sì, lei, no? Cosa ti ha portato ad avvicinarti al mondo del teatro?
Ma sono io? Sì, certo. No, io voglio dire anche loro. Ma il teatro... Sei un oggetto misterioso che ti spieghi. Misterioso. Cioè, guarda, ti posso dire sinceramente, io con il teatro ho iniziato, nel senso, ho iniziato con una scuola di teatro. E l'ho fatto per un paio d'anni, però sempre spettacoli molto piccoli per la nostra scuola, quindi sinceramente una tournée con un pubblico vero, pagante, 500, 700, 800, 1000 persone non l'avevo mai fatta, non avevo mai fatto una tournée con persone di questo calibro, oltretutto. Per cui per me è un vero e proprio punto. L'avvicinamento al teatro, io credo che per un attore curioso come sono io, è un percorso non obbligatorio, naturale, istintivo. Nel senso, il cinema italiano oggi non ti permette di fare quello che persone come me vorrebbero fare, perché siamo costretti da delle logiche di mercato, per cui o fai un certo tipo di cinema oppure non lo fai. E per fare personaggi diversi, raccontare storie diverse, per cercare di fare delle cose che al cinema in questo momento purtroppo non è possibile fare, allora il teatro magari contemporaneo soprattutto, quindi con la drammaturgia contemporanea, Gianni Clementi è un drammaturgo che scrive molto bene, è anche molto quotato ultimamente, ma come lui ce ne sono tanti, al teatro hai la possibilità di fare dei personaggi che nella vita, in un contesto di cinema non avresti purtroppo la possibilità di fare, quindi questo mi incuriosisce tanto me quanto loro, credo. Ed è, guarda, io amo definirlo lo stesso sport in un campo da gioco diverso, ma è lo stesso sport. Così come lo è il cinema, così come può esserlo una fiction televisiva, l'importante è il prodotto e che cosa vai a fare. Se fai teatro in uno spettacolo come questo, piuttosto che un testo classico, ti confronti con dei personaggi forti, veri, che ti mettono alla prova, per me come attore, per come sono fatto io, è una delle cose più stimolanti in assoluto. Molto più stimolante di fare personaggi fatti, di fatti, di fatti, tante di quelle volte che dopo un po' diventano una routine, per cui non hai più né la voglia e non hai neanche più quell'entusiasmo che puoi dare a quel personaggio più un valore aggiunto. E se si annoia l'attore, ti assicuro che il pubblico si annoia tanto quanto l'attore. Perché il prodotto stesso è noioso. Invece una cosa come questa è per me estremamente stimolante. Qualcuno di voi fa teatro? Qui c'è un regista. No, lui l'abbiamo fatto. Professionista, insomma, parlavo ai ragazzi io, nessuno di voi fa teatro? Tu sei fuori gioco, non conti. Beh, allora dico, venite a vedere lo spettacolo stasera. Quali sono le vostre aspettative nei confronti di un testo che può essere moderno, piuttosto che avrete visto altre cose, magari più classiche, oppure il vostro approccio a queste cose, a questo tipo di linguaggio? Giriamo la anche per avere uno spunto, no? Da parte vostra. No, beh, semplicemente io comunque reputo, magari ancora prima di vederlo, questo comunque un buon spettacolo. E... non c'è niente questo. Vabbè, io cercavo di provocare. Vedo che sono andato al vuoto. Poi il capo uno viene sempre a sì, si fa le cose sì. Altra domanda? Sempre tu? Ma le avete incaricate voi tutte? No, 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 no. Martina! La cosa che posso dirti velocemente è che, come diceva giustamente Nicolas, a quell'epoca la povertà era una cosa che era ancora molto presente nella nostra società ed era una povertà italiana, non era una povertà dell'immigrato come succede oggi, era una povertà italiana di gente povera, figli poveri che erano stati poveri, che avevano magari vissuto una guerra e quindi perciò era una povertà e un modo di essere malviventi per necessità. E quindi molto diversa da quella che è oggi, perciò adesso non ti possiamo dire se c'è una speranza finale, ma anche se lo è, oggi non sarebbe applicabile, perché la speranza oggi viene a mancare proprio perché non è una povertà semplice di necessità, oggi la povertà è una povertà purtroppo indotta, e quindi è molto più pesante da sopportare. Sì. Sono impegnati molto, molti riconoscono per notte prima del disastro.
Bene, porca altra passata. Si sono laureati nel frattempo, hanno lavorato. Adesso insegno all'università. Grazie signore, meno male. Adesso lo dica per volte prima dell'esame perché non c'è. Né di incantesimo. Incantesimo. Di. Lui che faceva? La scoppiazzetta. Sta facendo una domanda da sé. Adesso non è che siccome la fa a me la domanda è tutti chiacchierano, eh? Assolutamente attori completi, attori che hanno fatto teatro, cinema ad alto livello. Augusto è un veterano del teatro. Recitando con le stelle? Sì, 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 no. Sono tutti attori assolutamente che spaziano in tutti e quattro i campi, quindi non sono io, però questo è semplicemente per fare un appunto perché i miei colleghi hanno assolutamente il valore aggiunto per questa cosa. Tant'è che chi verrà a teatro stasera si accorgerà. La cosa più bella che viene detta su questo spettacolo è che è uno spettacolo fatto dagli attori. Spesso e volentieri il pubblico lo si accontenta con le scenografie, con le musiche, con le luci, insomma la confezione. In questo caso se c'è forse si può andare a cercare qualche pecca invece proprio la confezione, ma quello che viene detto regolarmente è che gli attori sono in questo spettacolo, concedetemi la presunzione, straordinaria. E, tornando alla domanda, questo volevo dire, che un attore, come diceva Nicola prima, come potrebbero dire anche Riccardo e Augusto, non può fermarsi a un linguaggio. Io nasco col teatro, ho fatto quasi sempre teatro, però non ti puoi fermare a un linguaggio. Se sei un buon attore, sei curioso, se sei curioso ti metti in gioco e corri i rischi. Se non corri i rischi non sei creativo e quindi è un gatto che si volta la coda, non ha nessun senso. Grazie. Facciamo l'ultima? L'ultima. Cioè lei è sempre lei. Vai. Ne ho altre due. C'è una. Per tutto il caso. Com'è interpretare il ruolo di un malvivente? Se avete altri progetti, dato che oltre a Trani e Taranto, dopo Trani e Taranto avrete finito con la tournée. Se avete altri progetti assieme anche... Bene, questo spettacolo continuerà anche il prossimo anno, finiamo questa stagione tra un paio di giorni e poi lo riprenderemo la stagione prossima, quindi 2015. Sì. Per cui saremo insieme per forza di cose anche il prossimo anno. Poi ecco, come interpretare il ruolo di un malvivente? Ma Riccardo praticamente ci ha costruito una carriera. Basta. Sai, quando cominci poi diventa sempre più, no? Perché tanto non paghi le conseguenze, anzi è come se fosse una sorta di esorcizzazione di quello che tu vorresti fare nella vita a tante persone, non puoi, perché non converrebbe, diciamo. E in scena invece riesci a esprimerti liberamente sfogando un po' una sorta di rabbia, terapeutico da un certo punto di vista. Il teatro è terapeutico. Fare determinati personaggi ti libera da una frustrazione che tu comunque provi nella vita, tutti noi la proviamo, chi più chi meno, per ragioni diverse, però sarà capitato a tutti di noi di avere una persona che vorrebbe vedere sotto sopra, e allora tu a teatro puoi tranquillamente metterlo in scena e puoi liberarti come quelli che vanno a correre per 2 ore per strada per sfogarsi, ma in palestra riempiono di botte un sacco, noi andiamo in scena e facciamo quello che vedrete voi. Poi noi non siamo dei malviventi veri e propri, siamo rubacalline. Cioè siamo un po' una banda di soliti ignoti, no? Quindi non siamo proprio dei malviventi convinti. Non immaginate i libanesi Alfredo e Dati, no. Quelli sono, no? I belli del crimine. Noi siamo
siamo dei coraggi. Quindi in quel senso siamo italiani tutto e per tutto, raccontiamo delle persone con quell'ingenuità che vogliono, vorrebbero raggiungere un successo attraverso una vita criminale, ma non hanno gli strumenti, ecco, per cui da lì nasce la commedia. Ma non siamo dei criminali, quindi non è come interpretare Pallazzasca, interpretare il romanzo criminale, non sono quelli. Però è divertente, sì. Credo. Tu? Lui è l'unico che non è cattivo. Lui è l'unico puro nello spettacolo. Raccontami un po' questo personaggio. No, io ieri ho parlato, non ho detto nulla, adesso non parli io. C'è Beppe Palazzo, parte altro. È però curiosa la conciliazione fra l'aspetto fra l'aspetto drammatico e quello comico, ma a livello teatrale come si concilia precisamente questo? È piena verità, sì. Beh, tu parli in generale o del nostro spettacolo? Magari entrambi. Ma in generale è abbastanza semplice, la vita è così. A livello teatrale, non a livello teatrale, no, credo che sia una delle cose interessanti di questo spettacolo e soprattutto della scrittura di Gianni Clemente, nel senso che si tende a trovare dei testi contemporanei dove, o dei film o delle cose televisive dove è tutta un'emozione, tutta una sensazione, sono solo drammatici, solo comici. In realtà questa è, sembra un'ottima scrittura perché fa succedere le cose nella vita come poi succedono, nel senso ci sono dei momenti duri, dei momenti divertenti, insomma, raccontiamo un pezzo della storia di quattro poracci veramente, che cercano di sfangarla, hanno un problema, ognuno di loro ha un problema e cerca di risolverlo con l'aiuto degli altri, insomma, e ci provano, a volte diventano ridicoli, a volte diventano cattivi. Però ecco, per commedia, magari un piccolo inciso, perché forse commedia, voi immaginate la commedia forzata di battute, dimenticatela. Cioè non pensare alla commedia di film che tu vedi oggi, quella non è commedia, quella è farsa, che è un'altra roba. La commedia che, o quel tono brillante, che sarebbe meglio definirlo così, che tu vedrai in questo spettacolo, è un tono brillante che nasce da situazioni involontarie. Noi non ti facciamo ridere perché vogliamo farti ridere, sei tu che ridi della nostra tragedia, ma noi in scena cioè i personaggi non si stanno divertendo nel fare quello che fanno, è una situazione tanto più tragica, la situazione tanto più tu ti diverti, che è la regola della commedia che nasce dalla commedia, quella italiana, quella del grande cinema nostro, l'inadeguatezza. Mi permetto di sviluppare il titolo che volevo dare alla nostra relazione teatrale quest'anno, che era il teatro un sorriso, perché credo che abbia una funzione molto terapeutica che ridà il senso ad una comunità molto desiderata, per la crisi, per la disoccupazione. E comunque rispetto a questo argomento, che è molto interessante, anche Shakespeare scriveva così. Shakespeare scrive una scena drammatica e dopo c'ha Full, dopo c'ha anche Romeo e Giulietta. Sì. Ah, lì c'è l'umorismo, diciamo, perché pervade tutto il testo. Ma in Shakespeare lui fa sistematicamente una scena comica e una scena drammatica e una scena comica, le alterna. Il guaio è che in Italia le scene comiche non fanno ridere, ma questo è un problema solo italiano, perché cioè, io parlavo con un regista inglese e mi diceva: ma perché voi non ridete in Shakespeare? Il pubblico è molto serio, perché non lo sappiamo fare, perché noi facciamo Shakespeare come dire, è Shakespeare, non ti metterai mica a fare il pagliaccio. C'è il Full, si chiama Full, un pagliaccio, un clown, poi sono volgare, cioè questo problema della, diciamo così, della... Non c'è nessuna dicotomia fra la tragedia e la commedia, non c'è nessun tipo di distanza, è insieme. Le cose più divertenti che io ho visto nella mia vita sono accadute nei funerali, le cose più divertenti. Pensa che vita che c'è. E su questa... su questa ce ne abbiamo. No, però sì. Martedì venite a vedere l'Amleto di Shakespeare, così potete dare anche una risposta a questa domanda. Chi lo fa? Chi è? È dal National Theatre di Londra, il video originale. Veramente? Bellissimo. Veniamo anche noi. Questa notte, siete già partiti. No, peccato non sia il peccato non sia il giorno. Rimaniamo. Sicuro. Rimaniamo. Facciamo una discreta programmazione. La regia di via. Eh? Ti ricordi la regia? No.
in diretta da vari teatri. Ah, ma quindi è un film? Non è che l'attore è d'origine, no? Come no? Ci facciamo questa opera, solo facciamo anche la prosa. Ah, ok. No, questo è si cerca di uscire un po'. Abbiamo già visto per spettatori altre un po' più alto. Almeno vedete Shakespeare. Bene, ci sono interventi. Quindi vedete due spettacoli, una commedia e un noir. Il biglietto è uno solo. E lo vedete prima di quelli che lo vedranno l'anno prossimo. Un po' di sì. Bene, prima di passare loro sono poi è probabile che questo diventi un film. Molto probabile che diventi un film. Stanno già scrivendo la scena. Ci sono delle ottime probabilità. Quindi devo rivedere il mio film. Vi tocca pure andare a vedere il film al cinema. Altri interventi? C'è il vice sindaco, l'assessore Coletta. Ho già fatto un mio benvenuto a tutti gli ospiti, insomma credo che troverete un pubblico particolarmente attento, non costituito soltanto da ragazzi, perché la programmazione è interessante, c'è un nucleo nutrito di appassionati che credo darà soddisfazione anche agli attori. Credo che anche voi abbiate bisogno di soddisfazione da parte del pubblico, così come il pubblico se l'aspetta dal palco. Spero che portiate con voi insomma, il ricordo di una città bella, una città attenta, una città accolta, perché questo noi come dire, aspiriamo ad essere e credo insomma, che la città abbia le qualità per potersi allocare in questa linea. Il turista che viene qui viene a guardare soprattutto le nostre architetture, il nostro centro storico barocco, quindi è una città che da sempre è abituata al senso del bello. Un punto del bello anche per i ceti, anche per i ceti non nobili, tutti rincorrendo il bello. Se aveste il tempo di fare una passeggiata, di perdervi nel nostro centro storico, trovereste mille testimonianze di questo tipo. Quindi, insomma, ancora benvenuti a Martina e come si dice? Benvenuti al soletto. Abbiamo interrotto un convegno di pedagogia sull'intercultura per stare qua, perché lui ha detto io voglio conoscere. Non è vero, ragione, faccio l'assessore, voglio fare l'attore. No, più che altro mi fa piacere, devo ringraziare tutto questo pubblico, che è soprattutto femminile, per essere venuta a vedere me. Mi fa piacere avere questa statistica, no, scherzi. È ovvio che vi devo fare una domanda, venite più spesso anche nei consigli comunali, perché nel consiglio comunale vengono quattro persone sull'ottantina, invece questo pubblico è bello sempre vederlo felice, no? A parte gli scherzi, a parte le battute, siamo orgogliosi veramente di poter ospitare voi, una rassegna così importante che l'assessore Scialpi ha voluto fortemente insieme all'amico Giulio Di Donato, insieme a Pasquale, insomma, che si occupano di turismo, di cultura, eccetera. Da qualche anno a questa parte la città è stata totalmente trasformata, perché abbiamo visto un flusso enorme di turisti, un flusso enorme di eventi culturali, no? E voi siete uno dei fiori all'occhiello di questa programmazione, per cui da ragazzo, innanzitutto da giovane che ha seguito, che è cresciuto, molti mi prendono in giro perché io sono un po' purtroppo ahimè sentimentale anche nella scelta dei film, per cui sono cresciuto con i film un po', non me ne voglio della romanza criminale, ma il mio genere, sono cresciuto con i film Tre metri sopra il cielo, cioè, Notte prima degli esami, per cui ahimè, non mi odiate però. È romanza, ci devi fare delle domande, le mani siamo finite. Lo studio, un po' svolgo studio qui. Lo so, però purtroppo è così, per cui avete cresciuto una classe di amministratori locali, delle vostre non mi vergogno, non mi vergogno a dire la voce dei gusti, perché mi fa piacere essere anche allo stesso tavolo con chi ha animato insomma la mia adolescenza, per cui grazie per essere a Martina. Grazie a te, grazie a voi. Buongiorno, guarda. Allora, mi raccomando, dopo qua la ma noi ci vogliamo fare con i ragazzi, no. E forza, no.
Grazie. Grazie.